Appassionati di tennis e tennisti, buonasera e buon anno, ben ritrovati a Breakpoint su Sport Action Paddock TV con Luca Bottazzi. Buonasera Luca, scusa il ritardo. Buonasera Franco. Ho fatto casino, la tecnologia è amica nemica, sai, quando c'erano solo i bottoni andava, adesso è un casino, però va bene, ci permette di essere qui anche il primo giorno del 2023 a parlare di tennis con te, ad ascoltarti. Ciao Luca, è passato bene innanzitutto? Sì, bene, bene. Indenne. Indenne, esatto, indenne. Senti Luca, ci sono tanti argomenti. Voglio subito di chiederti qualcosa su questa United Cup. Gli appassionati la stanno seguendo in questi giorni. Una delle novità, no? Di un calendario già abbastanza schizofrenico. Ti chiedo se era necessario avere questa ennesima competizione a squadre che prevede incontri maschili e femminili e un doppio misto, che di per sé è una bella formula, ma inserita in un calendario dove non si trova più lo spazio, come dicevamo l'altra puntata, per la Coppa Davis, che è la Coppa Davis, ha senso buttare dentro questo tipo di manifestazione? Ma l'hai detto tu, c'è un eccesso, vogliamo dire, di eventi. Si cerca di far entrare a tutti i costi, dal buco della serratura, qualsiasi cosa. Però devo anche dire che questa United Cup, che non ha nulla a che vedere chiaramente con la Coppa Davis, che è tutta maschile, o la Fed Cup, che è tutta femminile, è comunque strutturata bene. Ci sono i punti sia ATP che WTA, perché si sono messe d'accordo, diciamo, le due sigle, sia degli uomini che delle donne, e la formula due singolari maschili e due singolari femminili, due su tre, e il doppio misto, comunque registra la dimensione di un movimento nazionale. A suo modo è certamente meglio della disastrata Coppa Davis attuale, pur restando cose differenti. Ok, per cui insomma l'accettiamo e la pigliamo come un allenamento per l'inizio della stagione. Abbiamo intitolato questa puntata appunto ricomincia il grande tennis, si torna a giocare, ci sono tanti temi, arriveremo anche a Djokovic, che è uno dei temi che già la settimana scorsa, Luca, gli appassionati volevano sapere la tua opinione su di lui, per cui dopo magari andiamo a trattare anche quello. Partiamo anche dai due tornei che partono proprio domani, credo, no Luca? Si stanno ultimando le qualificazioni. Da quale partiamo? Da quello che si gioca in India? In India, magari, in India. Ok. Diciamo che è un po', diciamo, la stampella dell'altro. Quindi il torneo 250 di Pune, che vede Marijan Cilic, il croato, come prima testa di serie, e ecco qui c'è il tabellone, anche Cecchinato gioca tra gli italiani, è un 250 medio, diciamo, non spicca per eccellenza come parterre di partecipazione. Per intenderci, sono dei 250 che sono molto molto più, come si dice, di alta qualità rispetto a questo torneo indiano, che a suo modo non mette in mostra la grande tradizione del tennis indiano. Tennis indiano che ha radici lontanissime. Nel 1880 arrivava il lawn tennis in India e nel 1885 c'è stato il primo torneo nel Punjab, il Lawn Tennis Championship. Poi addirittura nel 1915 l'indiano Mohad Salem è riuscito a vincere quel torneo battendo britannici e giocatori asiatici. Nel 1920 poi nasce la federazione indiana. Nel 60 e nel 61 Ramanath Krishnan, che è il papà di Krishnan, ecco questo è il papà Ramanath, arriva alle semifinali di Wimbledon. E poi nel 66, 74, nell'87 l'India arriva addirittura in finale in Coppa Davis, per poi arrivare ad oggi, diciamo nel nuovo millennio, ecco qui lo vediamo, Ramanath Krishnan premiato. Era un grande giocatore, è stato antagonista di Nicola Pietrangeli più volte, e nel nuovo millennio, per arrivare a Pais e Bhupathi, ecco, questo è il figlio. Questo è il figlio, no? Questo me lo ricordo, lui non era male, era un po' leggerino. Un po' leggerino come giocatore.
giocava nella mia epoca e era un giocatore molto forte sull'erba, perché chiaramente gli indiani hanno una grande tradizione erbivora, e l'ho visto mettere in difficoltà una volta John McEnroe in 5 set agli US Open. Un giocatore tipicamente di scuola indiana. Loro fanno correre la palla l'avversario, non riesce a muoverli gli indiani, sono sempre in controllo. Giocatori che amano ovviamente un gioco classico, serve and volley, e infatti Paes e Bupati sono stati una coppia nel nuovo millennio formidabile, hanno vinto diversi titoli dello Slam, questo per dire della tradizione indiana. Certo. E Luca, posso ricordare anche un altro che a me ha fatto sudare nel 79, secondo turno Wimbledon, era l'anno in cui Borg puntava al terzo titolo. Io tenevo moltissimo per lui. Incontrò al secondo turno Vijay Mitraji, che era un altro indiano da gioco splendido, no? Molto, molto classico, e rischiò di vincere a Mitraji. Al quinto set vinse Borg, ma con un quarto al 7-5 per Borg, salvato in extremis. Poi al quinto non c'è stato match. Però insomma, tu hai detto giustamente che Krishnan ha fatto sudare McEnroe agli US Open. Qui noi abbiamo tifosi di Bjorn, avevamo sudato con Vijay che Ma lo sì, aveva poi messo da parte. Vijay Armitra è un giocatore di grande classe. Io lo ricordo giocare con Borg addirittura a Forest Hills, se non sbaglio, nel 74. Vinse Borg in 5 set, ma i primi due set Vijay Armitra non gli ha fatto vedere la palla praticamente. Era Sì, un sì, sì. Borg ancora molto giovane, ma Armitra, che poi ha fatto anche l'attore, viene da una famiglia molto, molto benestante, anzi Sì. ricca. Dell'India, per Ricca, cui ricca, ricca. Va bene, senti, per cui che sorprese possiamo avere da questo tabellone, Luca? Solo per Cilic, vedi ma qualche intoppo sai, sulla. no, non dipende da lui. Ecco, diciamo dipende da lui, però diciamo che la testa di serie numero 2, l'olandese, potrebbe in qualche modo infastidirlo, ma non ci sono giocatori, a mio parere, all'altezza di estromettere il croato, a meno che non sia completamente fuori forma. C'è da dire che Cilic comunque ha le sue primavere e quindi ogni anno che passa è regalato. Ahimè, Lui fa parte c'è della un. generazione dei Fab 3, quindi però l'abbiamo visto giocare ad ottimi livelli nella parte finale del 2002, quindi secondo me è strafavorito in questo 2,50. Ok, senti, vedo cecchinato però degli italiani, parliamo dopo perché hai riservato No, ma una Cecchinato parentesi. ora non mi ricordo contro chi giochi, credo che giochi contro Basilashvili. Secondo Sì. me è sfavorito. Questo è il mio parere. Ok, va bene. L'altro 250 è Adelaide, per cui altro torneo in torre interessante, perché lì la testa di serie numero uno è Novak Djokovic, che ormai lo sanno ca cani e porci, che è tornato in Australia, che l'hanno fatto atterrare, che gira liberamente, per cui limitiamoci, secondo me, Luca, all'argomento tennis. Sì. Novak qui è Sì, strafavorito, però sicuramente un tabellone più interessante questo, eh. io non costruirei intorno a Novak Djokovic tutta la narrazione che è stata fatta rispetto al Covid, lascerei perdere. Hai detto bene, occupiamoci di tennis. La Tiglia Ok. d'Adi invece, a differenza di quello di Pune, mostra un parterre eccezionale. La testa di serie numero uno è Djokovic, la due è Aliassime, poi ci sono altri giocatori formidabili come Medvedev, come Rublev, come Shapovalov, e poi c'è anche Rune, il Rune. danese Rune. Rientrano anche alcuni italiani, Sonego che è capitato male, il primo turno contro Medvedev per me ha poche chance. E rientra finalmente Sinner contro l'inglese Edmund. Edmund è un giocatore che dà ritmo, quindi dovrebbe essere un giocatore ideale per Sinner, però Sinner è tanto tempo che non gareggia, per cui non avrà vita facile. E quindi è una partita un po' al 50-50. Ovviamente un Sinner in forma sarebbe favorito, però in questo frangente, a mio parere, non, le cose non stanno così. Bisogna capire come si presenta Sinner alla prima di quest'anno.
Certo, questo è E comunque un questo. bellissimo, potrebbe essere un bellissimo tabellone dei sedicesimi dell'Australian Open, voglio dire, come qualità, dicevi giustamente. Ma questo è un 250 che vale ampiamente un 500, se non quasi un 1000, cioè non ha nulla a che vedere con il 250 di Pune, il 250 indiano, come Certo. ho detto poc'anzi. Comunque, un torneo che distribuirà quindi pochi punti, perché sopra questo titolo ci sono giocatori molto importanti, tanti top 10. Mentre Pune non c'è neanche un top 10, insomma, quindi la cosa si commenta da sola. Il torneo di Adelaide che conferma la grandissima tradizione australiana, tra l'altro. Certo, Luca, scusami, prima di andare sulla tradizione australiana, ci sono degli argomenti legati anche a una scomparsa, ahimè, recente di un grandissimo, ce ne parli tra poco. Ti chiedo, da giocatore invece, in previsione, in preparazione a un torneo così importante come lo Slam australiano, tu avresti scelto il 250, diciamo quello di Cilic, quello un po' più così in sordina, o il 250 super intenso, di Adelaide? Beh, dipende di che giocatore si parla. Se si parla di un giocatore come Sinner, che è fuori dalle gare da tanto tempo, avrei preferito un torneo più morbido come quello indiano. Però bisogna anche considerare che poi devi viaggiare dall'India all'Australia. Noi pensiamo che sia, sì, a metà strada, ma è un viaggio enorme, sono 10 ore, passa anche di più. Quindi ad Adelaide sei già atterrato in Australia e quindi anche l'adattamento al fuso orario, al clima, è compiuto. Giocare in India vuol dire dover ancora passare, diciamo, per l'adattamento. Però il torneo di Adelaide, per riprendere, non è proprio il massimo, perché anche se superi Edmund il turno dopo hai subito un giocatore forse ancora più forte, e comunque in quarti incontra ora Beh, potrebbe beccare Korda, Murray, Bautista, Rublev, che è quello, no? Il capito? quarto. Non mi Sì. sembra una cosa proprio così, una passeggiata. Per cui un torneo difficile, molto difficile. Ok, per cui avresti scelto l'India. Va bene, prima di passare all'Australia, la grande tradizione australiana, detto già sull'India, vi ricordo il libro di Luca, che è Breakpoint, che è ancora nella top 10 su Amazon, dei libri dedicati a questo meraviglioso sport, per cui una lettura meravigliosa, gradita, che vi porta all'interno della storia, la storia del tennis, ma passando per gli internazionali d'Italia, Luca, giusto? Dico bene? Per Sì, cui. assolutamente. Più una lente di ingrandimento sulla nascita e lo sviluppo del tennis nel nostro paese. Bello, fantastico, lo trovate su Amazon, ragazzi. Allora, hai parlato di tradizione australiana, ne abbiamo parlato un pochino anche nella settimana scorsa con questo signore Liu Hod, con una squadra fantastica. Negli anni 50 dominavano la scena. C'è un personaggio però, Luca, di cui tu ci vuoi parlare, che è in questa foto insieme al fantastico Dream Team australiano. Sì, questo è il Dream Team australiano del 55, se non sbaglio. Lui è Rex Hartwig, che è stato campione degli anni 50, Il finalista secondo, scusa, il dell'Australia in secondo da America. sinistra di fianco a Roswell, eh? Sì, esatto. Destro, giocava a rovescio una mano, giocatore classico che Hopman definiva di grande stile. Hopman è stato il coach dei coach australiano, forse il coach più vincente della storia. E Hartwig, che ci ha lasciato proprio questo 30 di dicembre, all'età di 93 anni, campione forse non conosciuto molto dal nostro pubblico, poi ha vinto diversi titoli Slam in doppio, ha vinto due Coppe Davis, dicevo nel 55, nella finale interzone, proprio estrometteva l'Italia di Pietrangeli, Sirola e Gardini. Nella sede di Forest Hills, la sede americana di Forest Hills, perché un tempo la Coppa Davis, prima del Challenge Round, che era la finalissima tra il detentore del titolo e il vincitore degli all-comers, diciamo il torneo dove si sfidavano tutte le altre squadre, si giocava con le ultime semifinaliste in sede unica, quindi si giocava
nella sede degli americani che detenevano il titolo e quindi a Forest Hills a New York. E Aud, Rosule e Hartwig hanno asfaltato l'Italia 5-0 in quel frangente. Poi Hartwig è, come si dice, passato al professionismo nel 55. Il professionismo è una cosa particolare che volevo affrontare, perché il tennis è stato il primo sport al mondo a organizzarsi verso il professionismo in modo organizzato. Cioè, si può dire che a fine 800 alcuni match di box e alcune sfide tennistiche sì, c'erano in ballo delle scommesse, ma in modo organizzato con delle troupe, istituendo dei veri e propri circuiti, dei tour e dei tornei, è stato il tennis il primo. Nel 26, con la divina Suzanne Lenglen, è stata proprio lei, una donna, grande campionessa, la prima grande figura dello sport mondiale, a passare al professionismo. Ecco, qui la vediamo col grande Bill Tilden, che poi seguirà nel 1930, e quando Bill Tilden passa al professionismo, il tennis si spacca in due realtà. I dilettanti che restano nel circuito dei tornei dello Slam e della Coppa Davis e giocano per la gloria e per il glamour, e i professionisti che giocano per denaro. A quel tempo era considerata una cosa riprovevole giocare per denaro, e quindi i tennisti erano come gli eretici dello sport mondiale, tant'è che le Olimpiadi del 28 cacciano il tennis dai giochi. Avevano il terrore che anche altri atleti chiedessero i soldi. E questi tennisti hanno dovuto passare un sacco di guai, perché erano ostracizzati da tutto il sistema, hanno tenuto duro, sono stati bravissimi e alla fine ne sono venuti a capo nel 1968, dove è nata l'era Open, cioè tutti i tennisti, dilettanti e professionisti sono stati raccolti sotto lo stesso tetto, non era più una vergogna guadagnare in punta di racchetta col proprio lavoro, e quindi è nato il tennis open, che riconosceva il professionismo. Ovviamente nel contempo tanti altri sport hanno seguito le orme dei tennisti, che hanno aperto la strada. E oggi parliamo di era open, tant'è che i campionati internazionali d'Australia non si chiamavano Australian Open. Questo avviene per gli Australian Open nel 69, perché è stata l'ultima prova dello Slam rimasta nel 68 ancora dilettante. Infatti, se non sbaglio, quell'anno 68, ora non ricordo chi avesse vinto, probabilmente Emerson, ora non ricordo, però che era rimasto dilettante. Luca, ma in Australia c'erano due tornei, c'era il torneo sull'erba e c'era anche un Open Australia su altro... No, quello no. Avviene dopo. Allora, diciamo okay. Che nella tradizione australiana apre nel 1880 con i Victorian Championship, a Melbourne proprio. E la prima edizione si gioca, se non ricordo male, addirittura sull'asfalto, poi erba, sempre campi in erba, e hanno avuto dei campioni favolosi anche a fine 800, e quando, diciamo, la tradizione è diventata sempre più, diciamo, parte del tessuto sociale dell'Australia, i Victorian Championship di Melbourne sono diventati gli attuali campionati, gli Australian Open, però all'inizio campionati internazionali d'Australia, nel 1905. A quell'epoca loro erano due formidabili campioni, gli oceanici, come Tony Wilding, neozelandese, e Norman Brooks, la racchetta del diavolo. Perché la racchetta del diavolo? Perché Norman Brooks giocava con la sinistra, e a quell'epoca la sinistra era la mano del diavolo, era proibita. Norman Brooks vince nel 1907, primo non britannico a violare la virtù di Wimbledon, e quindi vince Wimbledon la Coppa Davis, tant'è che ancora a Norman Brooks è dedicato il trofeo del singolare maschile agli Australian Open, cioè se tu vinci l'Australian Open sollevi il trofeo Norman Everard Brooks. E una tradizione formidabile che ha saputo regalare campioni noti, tu parli di Hood, Roswell, Emerson, Newcomb, che ho avuto l'onore di avere anche come maestro, Tony Roach e Rod Laver. Insomma, Rod Laver è l'unico che capace di vincere due grandi slam, 62 e 69. Quindi, che altro aggiungere?
La tradizione c'è ed è una meraviglia. Anzi, Luca, se avrai voglia, prima hai citato Tony Wilding, mi hai raccontato, off record la settimana scorsa dopo la puntata, la storia di questo tennista Sì, bellissimo. Io sono andato a Tony vedere Wilding. un Sì. film vero, però secondo me non bruciamolo adesso, dedichiamo uno Sì. spazio alla prossima puntata perché ragazzi, oltretutto, visto che siamo su un canale che tratta anche motorsport, Luca mi ha detto: guarda, che questo era un tennista, è stato il primo motociclista tennista a girare in moto. Lui girava con la motocicletta nel 1907. Tra l'altro, abbiamo trovato le foto della moto, vi parleremo anche di quello. Un mix fantastico di storia, soprattutto per capire che erano dei personaggi, ma veramente oltre qualsiasi livello. Cioè, questo era. Parliamo di cinema, se vogliamo, perché Esatto. sono personaggi mitologici, ma per chiudere, Wilding era già un tennista globale, giocava in tutto il mondo all'inizio del Novecento, però io Wilding, approfondirei su Wilding quando si arriva in Europa, verso il torneo di Monte Carlo. Va bene, okay, perfetto, assolutamente sì, perché poi saranno delle belle storie, secondo me, degli aneddoti anche legati ai piloti Agli di eventi. quegli anni, Luca. Sarà bellissimo, magari coinvolgiamo qualche storico del motorsport e sarebbe una Certo. cosa veramente molto divertente. Ok, invece andiamo, Luca, abbiamo già citato gli Australian Open, cioè i tornei di cui vi ha parlato Luca pochi istanti fa, sono quelli di preparazione. Inizia la grande stagione, inizia come sempre con gli Australian Open. Mi dai una tua lettura di questo primo slam della stagione 2023, Luca? Come ci arriviamo? Come ci arrivano soprattutto i favoriti? Beh, allora, iniziamo dalle donne, se così ne parliamo prima, anche perché tra le donne Ashleigh Barty, australiana, detentrice del titolo, si è ritirata ormai da un anno e quindi non lo difenderà. Tra gli uomini è completamente il contrario. Perché Rafael Nadal invece si presenterà in campo, ecco Ashley, si Mi dispiace non presenterà. vederla più in campo, Luca. Dammi la tua idea, la tua opinione su Ashleigh Guarda, Barty. Ashleigh Barty è una giocatrice di un'intelligenza assoluta perché è una ragazza di taglia normale, non una ragazza di 1,65, 1,70 neanche, chiaramente ben fisicata. Però è una giocatrice che ha dimostrato ancora una volta, laddove ne fosse bisogno, quanto il cervello sia predominante nella disciplina del tennis. È una giocatrice a tutto campo, che sapeva giostrare e scegliere il piano di gioco per praticamente, logorare l'avversaria e farla fuori, soprattutto laddove aveva bisogno di potenza, di velocità, impiegava quel tipo di risorsa, altrimenti tagli sotto la palla per cambiare ritmo, sapeva fare tutto. Oggi la numero uno è la Swiatek, che è una polacca, altra giocatrice intelligente, la numero due, se non sbaglio, è la tunisina Jaber. Niente di eccezionale, cioè nelle donne non, mancano un pochino le grandissime campionesse che hanno firmato la storia di questo gioco, però insomma la Swiatek è una campionessa di ottimo livello. Penso che sia lei a succedere al trono di Ashleigh Barty in questi Australian Open. Nei Ok, maschi, invece. invece, Nadal si presenta per difendere il titolo. Chiaramente ha avuto dei guai nella seconda parte della stagione e Alcaraz, il giovane spagnolo, è diventato il numero uno. Quindi in questa foto diciamo abbiamo, se si può dire, una rivalità generazionale spagnola a distanza, il nuovo numero uno Alcaraz, 19enne, e il vecchio Rafa che cercherà di dare ancora un'ultima zampata. Però onestamente io vedo favorito Novak Djokovic per la sua decima corona a questi Australian Open. Il serbo ha voluto dimostrare nel finale di stagione, dove praticamente era escluso da alcuni tornei, di riuscire a cannibalizzare ovunque potesse farlo. Gli è sfuggito solo il titolo a Parigi-Bercy, a mio parere per un intoppo, perché sul 3-1 al terzo set ha sbagliato una clamorosa palla che avrebbe affossato il giovane danese Rune.
Giovane danese che è da tenere d'occhio, come alternativa a Djokovic, perché a mio parere, ne parlavo anche con Dodo Artaldi, siamo amici da tanto tempo, che è il manager di Djokovic, quanto Rune sia apprezzato da Djokovic. Djokovic pensa che sia il suo potenziale rivale più pericoloso. Segue Medvedev, segue Alcaraz. Perché Alcaraz, e qui teme più Rune, teme più Rune di Alcaraz e di Medvedev. Sì, teme più Rune, a seguire Medvedev, perché è sempre un giocatore difficile, sono partite complicatissime, e poi Alcaraz. Questo non, però chiaramente Alcaraz è fortissimo, però è un giocatore che ha punte molto elevate, però rompe anche spesso, cioè è molto discontinuo lo spagnolo. Adesso dovrà difendere il numero uno, e a mio parere farà molta fatica quest'anno. Di solito quando uno arriva così giovane in vetta al ranking, poi ha un contraccolpo. A mio parere difficilmente resterà nelle prime tre posizioni mondiali sul podio. E... beh, però Luca, nella storia poi ci tornerà, poi ci tornerà. Ma negli ultimi, facciamo 30 anni, dai, andiamo all'epoca Wilander, chi ha subito quel contraccolpo lì, quello che tu prevedi potrebbe avere Alcaraz? Wilander, l'hai citato tu, l'ha subito, perché quando ha vinto Parigi nell'82, poi ha avuto un paio di anni un po' complicati, in cui faceva fatica a ritrovare una performance che lo portasse a una vittoria slam. Ha avuto, se non due anni, almeno un anno e mezzo, dove si è un po' perso. Chiaramente stiamo parlando a livelli di podio, 1, 2, 3 del mondo. Sì, sì, 1, 2, 3. Che è uscito dai 50. Sempre no, pensavo 10. 1, 2, 3, diciamo, a sì, quelli sì. Forti. E quindi Alcaraz, a mio parere, avrà qualche difficoltà, così come avranno difficoltà i nostri a rientrare nei 10, perché, allora, Djokovic è ancora bello integro, a differenza di Nadal, e spero che lo spagnolo non sia la sua ultima stagione tennistica, questa del 2023, me lo auguro di cuore. Quindi abbiamo Djokovic e Nadal nei 10, poi abbiamo Medvedev, Tsitsipas, Rud, quindi siamo già a 5, poi abbiamo Aliassim, 6, poi abbiamo Rublev, poi abbiamo questo Rune, cioè già 2 o 3 anni fa Aliassim, Rune e Alcaraz, un anno e mezzo fa, non erano così maturi come oggi. Quindi sai, sono già 3 posti in più che tu devi scalzare per rientrare nei 10. Poi ci sono altri giocatori che potrebbero fare bene, il più maturo Norri e il più acerbo Shapovalov, perché se per caso matura anche Shapovalov, cioè, è un altro che ha un grande tennis, non è che un giocatore che superi così allegramente con... Sì, sì, sì. Non hai citato Zverev o non mi è sfuggito? Zverev va rivisto perché ha avuto un incidente molto grave, e abbiamo visto per esempio che Thiem, l'austriaco, si è perso per strada, al momento non è ancora rientrato. Quindi Zverev va tenuto sotto la lente di ingrandimento per capire se potrà tornare il giocatore che era. Povero. Se torna il giocatore che era, e così magari anche l'austriaco Thiem, diventa ancora più difficile, perché i top 10, cioè, sono 10 posti, non è che sono 15. Certo. Vero è che per esempio Matteo Berrettini, anche lui sta inseguendo la forma migliore. Ecco, qui abbiamo i nostri due grandi campioni, averne comunque di ragazzi così, anche per il loro comportamento, perché fanno fare una figura al tennis italiano straordinaria. Sono due gentiluomini e due grandissimi sportivi. Però Berrettini ora in Australia è chiamato a difendere la semifinale e Sinner i quarti. A mio parere avranno molte difficoltà a ripetere i risultati l'anno scorso. Mi auguro ovviamente di sbagliare il pronostico. Così come avranno molte difficoltà a rientrare nei 10. Sinner dovrà puntare sul fatto che raccoglie punti un po' su tutte le superfici. Anche Berrettini, in verità. Però Berrettini, per come si gioca oggi, è uno dei pochi specialisti sull'erba, quindi lui lì ha veramente la grande chance di fare molto bene. Tant'è che io
mi sono sbilanciato su Berrettini già da un pezzo, dicendo che secondo me nei prossimi 4 anni vincerà Wimbledon. Wow. Questo prima della sua finale. Anzi, io mi ricordo una telecronaca di primo turno, Sock Berrettini, ci sono le registrazioni. Vinse Berrettini in 5 set, poi perse da Simon nel secondo turno. Io dissi che Berrettini, secondo me, nell'arco di 3-4 anni avrebbe raggiunto almeno le semifinali a Wimbledon. Mi ha smentito perché ha fatto finale, quindi ha fatto meglio. Io dico che ha la chance di poter vincere il torneo, sempre che torni ad essere Berrettini, per due motivi. Uno, la concorrenza sull'erba non è quella sul cemento. Tutti questi giocatori in generale sono giocatori da cemento adattati alla terra, ma non sono grandi specialisti neanche da terra. E nell'erba ancora meno, non si sanno muovere, non hanno proprio i tempi per questo gioco. Tant'è che Novak Djokovic quest'anno potrebbe addirittura arrivare all'ottava a Wimbledon, arrivando a fianco di Roger Federer. Però prima o poi Djokovic smetterà. Berrettini è molto più giovane, a meno che non vengano fuori altri giocatori. Per me lui lì ha delle chance, proprio perché è una questione di mercato. Ha meno antagonisti, mentre sul cemento, dove lui è molto forte, per carità, e sulla terra dove se la cava, insomma, se la cavicchia, ha fatto anche quarti a Parigi, mi sembra, se non sbaglio, insomma, ha fatto sempre dei buoni risultati sulla terra, anche se la sua superficie è peggiore. Sul cemento, dove lui è più forte, comunque ha una serie di competitor molto, molto più agguerriti. Anche le seconde e le terze linee sono pericolose sul cemento. Per intenderci, giocatori come il Karatsev di 2 anni fa, giocatori tipo Norri, giocatori come Tiafoe, come lo stesso Fritz, che ormai nei primi 10, ecco, dimenticavo Fritz. Cioè, sul cemento c'è veramente tanta, tanta roba. Anche lo stesso Alcaraz, a mio parere, è quasi più un giocatore da cemento che da terra battuta, tant'è che il suo primo slam l'ha vinto a Flushing Meadows, pur venendo da una scuola da terra battuta come quella spagnola. Per cui sul cemento è molto difficile, e questa è la superficie preferita anche da Sinner, dove è molto forte, però lì si deve scontrare con un mercato molto agguerrito. Sulla terra si adatta anche lui come gli altri, e sull'erba ha fatto ottimi progressi. Yannick Sinner, l'abbiamo visto l'anno scorso, fare un quinto set, addirittura il grande Djokovic. Però, a mio parere, l'erba per Sinner non equivale al cemento, che è la sua superficie preferita, o addirittura ai tornei indoor, dove si gioca anche 2 su 3. Perché poi in uno slam bisogna saper gestire le energie, si giocano 7 partite, 3 su 5, è proprio un altro mondo. E bisogna essere dei campioni che anche dal punto di vista, oltre che psicologico, ovviamente fisico, hanno veramente 7 vite. Perché i Ti nostri, chiede sotto giusto. questo aspetto qui, hanno evidenziato qualche problemino, perché insomma si fanno tutti male e troppo spesso, per cui per ambire alle primissime posizioni mondiali intanto tu devi giocare 365 giorni all'anno. Per fare un esempio di un giocatore che non ho citato, che però è sempre fisicamente a posto e gioca sia nel bene che nel male, vince o perde, è Tsitsipas. Tsitsipas gioca ovunque, sempre, quindi da quel punto di vista lì è competitivo. Ecco, i nostri sul piano fisico sono ben lontani dalla performance del greco. Dove metti Musetti rispetto a Sinner e Berrettini? Musetti non l'ho citato perché è un giocatore che ha un tennis molto complicato, e a mio parere, se parliamo di primi 5-10 del mondo, è ancora tutto da scoprire, perché stiamo parlando di un'altra fascia, di un altro livello. E non è detto che Musetti possa arrivarci in modo stabile. Magari arrivarci per una toccata e fuga, penso di sì, può succedere perché ha grande qualità, ma per stare fissi nella top 10 non è solo una questione di grande qualità tennistica, ci vuole molto di più, ci vuole una continuità mentale e fisica che a mio parere al momento Musetti
non possiedo, almeno non ha ancora dimostrato di avere un giocatore ancora abbastanza altalenante, ha dei picchi interessantissimi. Tutti ricordano la favolosa prestazione di Amburgo dove ha vinto il torneo battendo Alcaraz. Poi però ci sono anche degli scivoloni contro giocatori poco quotati, cioè perde ancora ogni tanto con dei giocatori. È vero che magari li affronta sulla sua superficie non preferita, però insomma, per tagliar corto, se vuoi stare nei 5-10 del mondo, Deve vincere bisogna ovunque. avere un altro tipo di standard. E mi auguro che Musetti col lavoro possa raggiungere, però al momento parlo del 2023, perché stiamo parlando del 2023, eh? Certo, Auguro sì. una carriera piena di titoli. Ma siccome Certo. siamo, diciamo, la lente si focalizza sul 2023, per me Musetti nei primi 10 nel 2023 non ci mette proprio piede. Non Ho ci dei vedremo. dubbi che li rimetta Sinner. E Okay. Berrettini, se non si rimette a posto, fa fatica pure lui. Anche per lui, Luca, hai voglia di rispondere a Stefano. Cosa ne pensi di Darren Cahill, del trainer, del nuovo allenatore di Sinner? Allora, Darren Cahill intanto, come tutti gli australiani, ha una profonda conoscenza e cultura del gioco. Lo ricordo perché abbiamo anche giocato contro una volta al torneo di Colonia e quindi me lo ricordo bene, Darren Cahill. Io penso che possa completare il gioco di Sinner, però dall'altra parte bisogna sempre vedere il contrappeso, cioè completare un giocatore potrebbe anche confonderlo, nel senso che poi bisogna vedere nella psicologia di Sinner, perché per psicologia molti intendono la parte emotiva, quando invece la mente, per cercare di fare un discorso semplice, perché l'intelletto, la mente è una cosa sconfinata, sono come due facce della stessa moneta, per dirla come un grande ricercatore, pedagogista israeliano, Feuerstein, che si occupa di aspetti cognitivi e di sviluppo dell'intelligenza. Due facce della stessa moneta che però è trasparente. Cognizione ed emozione, la parte emotiva e la parte cognitiva, che è quella che ti fa capire cosa puoi raccogliere dall'ambiente e decidere il piano di gioco in rapporto anche al tuo saper fare. Ecco, su questo piano qui c'è ancora molto da lavorare. Ok, Stefano, spero che la risposta sia assolutamente di tuo gradimento. E, invece, Luca, ecco, c'era una cosa che ti volevo chiedere prima riguardo la Barty. Poi andiamo sulle previsioni per il 2023. Tra l'altro, avete sentito, appassionati ragazzi, che Luca vi ha dato comunque una notizia di quelle toste, no? Che non sentite così ovunque, ma il fatto che Djokovic veda in Rune il suo avversario più temibile. Questa è una cosa che Sì, Luca perché ci ha, mi ha confidato. Rune è un giocatore che a guardarlo bene, chiaramente adesso è molto giovane, quindi è molto verde. È difficile a 19 anni, 20 anni capire cosa può essere questo giocatore tra 6-7 anni. Questo vale anche per Alcaraz. È un giocatore che risponde molto bene, serve bene, di rimbalzo regge Djokovic, però in avanti a prendere i tempi, a andare a rete in controtempo, è più bravo di Djokovic, cioè potenzialmente potrebbe essere la nuova evoluzione di Djokovic, assolutamente. Volevo tornare un attimo, scusa, per Sì. dare A una risposta più completa invece prima che mi sono un attimo fermato con il discorso. Stefano. Sì, a Stefano, rispetto a emozione e cognizione. Quindi bisogna capire se la testa di Sinner è anche predisposta per accogliere un gioco a tutto campo. Perché poi è una questione di ritmi. Faccio un esempio pratico. Il più grande cantante di rap, se dovesse cantare alla Scala l'opera, probabilmente non risulta un cantante molto efficace. Quindi ognuno, con i propri limiti e le proprie grandezze, poi costruisce il proprio modo di giocare. A me non sembra che Sinner possa arrivare a diventare un fenomeno della rete.
onestamente, lo si vede da come gioca in doppio, non ha i tempi, ma soprattutto sbaglia i tempi dell'attacco rispetto alla posizione a rete. Sbaglia a volte delle volée anche dal punto di vista della manualità, che ho visto sbagliare, devo dire la verità, anche a Djokovic, perché ho visto giocare a Djokovic in carriera più di un doppio in modo allucinante. Cioè, lui è un giocatore formidabile, lo scopo certo io, straordinario, ma in doppio non vale i primi 50 doppisti del mondo. Ultimamente è molto migliorato, devo dire, Djokovic. Mm-hmm. L'ha detto anche lui in qualche intervista, sto giocando il mio miglior tennis come completezza, perché lo si è visto anche più volte a fine stagione cercare il serve and volley, toccare la palla di volo con un'altra capacità, come se riuscisse ad accarezzare la palla come i grandi voleatori. È una cosa che un tempo non gli si vedeva fare al serbo. E quindi per me nel 2023 resta il grande favorito. E chissà che venga fuori anche un tentativo di grande slam, difficilissima prova da portare, diciamo, da compiere, però il Djokovic di fine stagione, se regge fisicamente, è un bel impegno per i suoi antagonisti. Ok, Luca, io però, scusami, adesso ascoltandoti mi vengono in mente delle domande, perché tu hai citato Berrettini come uno dei possibili vincitori nei prossimi 4 anni di Wimbledon, no? Il Queen's, sempre se si riprende, chiaro, perché e poi dipende anche dalla motivazione. Io non lo so, perché non sono nella testa e nella mente di Berrettini. È difficile sapere proprio e conoscere, anche per il suo allenatore, le sue motivazioni più profonde. La motivazione è alla base di ogni cosa. Però se Berrettini riesce a ritrovare il filo del discorso sull'erba, è uno che può imporsi. L'ha dimostrato. No, certo, no, quello sicuro, però la mia riflessione, al di là del fatto che i giocatori da Wimbledon, no, quelli che ricordiamo noi erano questi signori, no, che giocavano, no, ma qui stiamo parlando di un altro sport, era un'altra era, certo, esattamente, per cui ti chiedono solo quelle doti di voleatore di Berrettini, le metti sullo stesso piano dei migliori? No, perché io ho visto il doppio, l'ho detto prima. No, Berrettini è un giocatore in questo momento strutturato per l'erba, perché non ci sanno giocare gli altri, non perché sia un erbivoro lui, gli erbivori erano gli australiani. Di giocatori da erba non ce ne sono più ormai da decadi, qua e là qualcuno, Rafter, Edberg, Becker, ma che poi erano dei giocatori adattati all'erba in modo perfetto, per carità, McEnroe, Cash. Ma questi giocatori qui non ci sono più. Poi se andiamo indietro nel tempo erano tutti giocatori da erba, basta citare tutti gli australiani, hai fatto vedere Lever, Hood, Roswell, Newcomb, Roche, Emerson, Fraser, cioè gli americani, Connors, Ash, Smith, erano tutti giocatori da erba. Quelli di oggi nessuno è un giocatore da erba, se vogliamo neanche Djokovic è un giocatore da erba, pur avendo trovato un sistema nuovo per essere un giocatore di questa erba, che è un'erba, l'abbiamo detto anche l'altra volta, diversa rispetto a quella degli anni 70 e 80, un'erba dove la palla salta di più e quindi consente ai giocatori di rimbalzo di giocare molto di più rispetto a una volta dove il rimbalzo era sdraiato. Per intenderci, tra il primo e il secondo rimbalzo la palla in aria non ci stava quasi nulla. Oggi invece è molto rimbalzosa l'erba, per cui con queste racchette un grande risponditore, un grande giocatore, per esempio Agassi, avesse avuto nella sua epoca quest'erba, avrebbe vinto sicuramente qualche Wimbledon in più. Ok, perfetto. No, grazie per il chiarimento. Beh, io ero rimasto abbastanza sconvolto dal doppio sciagurato di Berrettini-Fognini in Davis. Ho visto uno spettacolo, secondo me, allucinante, no? Con Fognini che stava a fondo. Non so, sono cose. Io probabilmente ho perso il treno, no? Però vedere in doppio il giocatore che serve e sta dietro, se lo facevamo all'epoca, no? Ci tiravano
lo facciamo quelli scarsi, no? Diciamo di stare a Sai, fondo sul doppio, però. allora, il doppio è un pianeta disabitato ormai da decadi, nel senso che lo giocano molto bene degli specialisti e giocano il doppio classico, cioè aggrediscono la rete, rispondono, vengono a rete e sono bravissimi giocatori di doppio. Però sul piano individuale sono giocatori medi, cioè tutti giocatori che difficilmente valgono le prime 100 posizioni del mondo di singolare, mentre una volta le prime coppie del mondo erano composte dai primi giocatori della classifica mondiale anche di singolare ed erano pure degli specialisti di doppio. Per cui oggi tu metti una coppia come Berrettini e Fognini, di cui Fognini che non è un doppista puro, ma lo è diventato nel tempo perché, malgrado quel che sembra, Fognini è un giocatore più a tutto campo di quel che sembra. Cioè, in singolare gioca prevalentemente sulla riga di fondo campo, però è un giocatore che ai tempi un po' dappertutto, è molto bravo anche ad addomesticare la palla di volo, quindi è diventato un ottimo doppista. È un doppista un po' sui generis, ma questo esisteva anche prima. Negli anni 30 c'era Bromwich, poi è arrivato un giocatore come Frew McMillan che giocava tutto a due Con mani Yui. con Hewitt. Erano dei giocatori particolari e Fognini si inserisce, diciamo, a suo modo a livello di Bromwich e di McMillan, che sono plurivincitori slam chiaramente di doppio, anche se Fognini ne ha uno, perché è campione, è stato campione in Australia di doppio con Bolelli. È riuscito a completarsi e diventare un ottimo doppista, mentre chi proprio doppista non è, mi spiace dirlo, è Berrettini. Avrebbe la struttura, un 2 metri, al servizio, però i tempi della volée non sono quelli del doppista. Il suo dritto micidiale da fondo campo è un dritto da singolarista, lui tira sempre forte, trova la profondità, mentre in doppio, oltre il tirar forte, bisogna saper giocare un dritto corto che vada nei piedi. Questa cifra Berrettini non ce l'ha assolutamente. Non è il dritto, per esempio, dell'americano Sock che ti butta per terra come un birillo di potenza e poi però ti gioca una curva che cade dopo la rete. Niente a che vedere, quindi è un singolarista adattato al doppio. Fognini è molto più doppista, ma tant'è. E malgrado ciò, pur perdendo la partita in Coppa Davis, erano avanti di un break sia nel primo che nel secondo set. Per cui C'erano, dici, non era il livello per potersela giocare l'hanno dimostrato di averlo, anche in quelle condizioni lì in cui Berrettini era, mi spiace dirlo, ma impresentabile. Ok, pensavo, ho visto allo stesso livello che Fognini, ma evidentemente ho visto male. Raffaele, ricorda Tim Maiotti, che era uno dei miei idoli, fantastico, bello. Ma Tim Maiott era un grande specialista delle superfici veloci indoor e dell'erba. Non ci sono. Ci fosse oggi un Tim Maiott chiaramente adattato ai materiali di oggi, rischia di vincere Wimbledon. Se va fuori Esatto. dalle scatole come si dice, il serbo, Novak Djokovic. Cioè, se la gioca per il titolo, mentre una volta Tim Maiott se la giocava per arrivare in semifinale. Di titolo non poteva neanche pensare di arrivarci neanche con i pensieri più nell'anticamera del cervello, cioè impossibile, perché c'erano tanti giocatori in più erbivori rispetto a oggi. Ma così Vero. come sulla terra, c'erano molti più specialisti della terra. Questo avrebbe comportato per Federer e Djokovic vincere meno tornei sull'erba e per Nadal vincere meno tornei sulla terra, meno Parigi. È ovvio, Nadal è il più grande predatore della catena alimentare sul rosso della storia. Però grandi specialisti sul rosso non ne ha mai incontrati. Se Vero. lui comincia a dover far fuori anche giocatori di minor rango, però terraioli come Emuster, Brughera, Kuerten, e incominci già dagli ottavi. 14, ora non mi ricordo quanti ne ha vinti di Parigi, 13, 14, non ne vinci, hai capito? La stessa cosa vale per Federer e Djokovic a Wimbledon, perché incomincia a incontrare delle seconde linee, non parlo di campioni come i grandi australiani degli anni 50, 60, 70, arriviamo più ai nostri giorni, anche agli anni 90. A un certo punto, nella stessa epoca, giocavano Sampras, Agassi e Courier, che però ha fatto una finale. Poi Becker e Stick,
Edberg, lo svedese. Rafter un poco dopo, però era lì. E già sono 8 giocatori. Non ho messo Vilander perché sull'erba Vilander non era competitivo come quello. Poi abbiamo delle seconde linee che erano Tim Mayotte, Todd Martin, Henneman, Krajcek. Ma non ne esci più, oh! Ah, c'è che era buono. Ma non ne esci più, incominci a trovare dei giocatori così in ottavi di finale, ora che arrivi avanti, cioè i giocatori che sapevano giocare sull'erba di ultima, quelli che abbiamo visto, erano giocatori come per esempio Benetton, Stepanek, però non hanno la caratura, la Per fare il colpo. cilindrata per dirla con i motori, non hanno la cilindrata per poter competere con quelle corazzate lì. Con quelle Vero. porta lì che sono i primi 5-10 giocatori del mondo. Non si possono neanche paragonare, cioè un Benetton e uno Stepanek rispetto a una seconda linea, che figurati, l'ho messo in seconda linea, è un campione di Wimbledon come Krajcek. Un Krajcek, un Tim Mayotte, un Todd Martin, un Henneman, con le dovute proporzioni, perché ci sono i materiali di mezzo, hai capito? C'è paragone. Benissimo, benissimo. Il pensiero me l'ha dato anche a Raonic. Vi ricordo che Tommasi disse anni fa: se questo ragazzo non vince Wimbledon nei prossimi 5 anni, cambio mestiere. È stato un fallimento, un errore, una svista. Cos'è stata, Luca? No, ma questo mi ricordo che lo disse di Edberg e centrò il Ci pronostico. entrò in Io, pieno. assolutamente, di Raonic non mi ricordo questa previsione, Sì, però io... intanto le previsioni le sbaglia chi le fa. No, però secondo te li Quindi ci aveva i sta. numeri Raonic per essere quel giocatore lì, no? Cioè, Raonic ha avuto un momento eccezionale, è arrivato al 3 del mondo, una finale di Wimbledon. È stato bravissimo, per carità. Ora, quando si fa un'analisi, magari sembra che uno voglia sminuire certe prestazioni. No, si fa un'analisi osservando le cose dall'alto, con la lente di ingrandimento, in modo, diciamo, non da tifoso, da appassionato, in modo competente, ma senza farsi trasportare dal cuore, guardando, diciamo, alle cose forma oggettiva e non soggettiva. Ecco, e bisogna dire che insomma Raonic è stata una combinazione, a mio parere, farlo arrivare in Lì. finale a Wimbledon, il numero 3 del mondo. Poi per carità se l'è meritato pienamente. Ricordo quella semifinale, se non sbaglio, che ha vinto battendo Federer, un Federer che era uscito a pezzi, già aveva gli acciacchi dell'età che avanzava, era sopravvissuto a un quarto di finale, se non ricordo male, contro Cilic, dove ha annullato dei match point, e poi contro Raonic non è riuscito a chiudere il quarto set e al quinto si trascinava, perché Roger Federer ha sempre avuto dei problemi di schiena che lo bloccavano fin dalla giovane età, solo che la sua classe immensa riusciva anche a mascherare queste cose, Magagne, vai, certo. però lì con Raonic era proprio a 3 cilindri, cioè, solo che lui difficilmente si ritirava e quindi, da grande sportivo qual era, ha accettato la sorte, Sconfitta sul campo, certo. sì, la sconfitta sul campo, ma non poteva difendere le sue chance, perché un Federer sull'erba che sta bene e gioca al 50-60% con Raonic, non perde neanche se si va a ingessare Gaetano Pini la mattina dell'incontro, è impossibile. Ok, domanda secca, poi ti lascio andare, giuro. Dimmi se Alcaraz lo vedi lo metti favorito alla pari di Nole No, per gli Australian Open? No, perché neanche, lo neanche per sogno, non è alla pari di Nole. È uno dei favoriti, ma siccome pare che nel suo programma non ci sia alcun torneo preparatorio, sembra che sia così, quindi lui arriverà direttamente agli Australian Open, così pam, come debutto della stagione, e ricordiamo che non gioca da parecchio per i problemi fisici dovuti
all'addome, non gioca da parecchio ovviamente in gara. A mio parere lui parte poi dal numero uno del mondo, eh? È il primo slam che gioca dal numero uno del mondo. E poi faccio un'altra osservazione: da quando è diventato numero uno, prima dell'incidente, non ha più vinto un torneo. Ha perso anche delle partite strane in tornei come quello in Turchia, ora non mi ricordo dove fosse, al primo turno. Non ha fatto bene nel finale di stagione, poi si è infortunato, però insomma l'abbiamo visto giocare alla grande nella prima parte della stagione l'anno scorso, un giocatore con delle punte straordinarie. A mio parere deve imparare ancora a mediare, perché è un giocatore che fa troppo vincente fuori, cioè fuori e dentro, però è giovanissimo e quando imparerà a navigare anche nelle giornate più buie sarà un giocatore difficilissimo da battere. E però alla domanda che tu mi hai fatto ti ho già risposto: non è assolutamente a livello di Djokovic come favorito per questi Australian Open, per come ci si arriva rispetto alle condizioni che sono e le carte in tavola. Djokovic è bello pimpante, presente al torneo di Adelaide, caldo e voglioso di rifarsi di ciò che a suo modo di vedere gli hanno tolto in maniera ingiusta, guardando la cosa con i suoi occhi, per cui è motivatissimo il serbo. Benissimo, Luca, anzi ragazzi, prima di lasciarvi, salutare Luca Bottazzi, vi ricordo su Amazon il libro di Luca Bottazzi Breakpoint, non può mancare nella vostra biblioteca di grandi appassionati di questo sport meraviglioso. Luca, io ti saluto ringraziandoti per la cortesia, per le belle cose che ci racconti ogni settimana, e ci vediamo, se lo vorrai, settimana prossima con un'altra puntata di Breakpoint. Grazie ancora Luca. Grazie a te e grazie a tutti gli appassionati. Grazie, auguri a tutti ragazzi, buon 2023, ci vediamo presto a Breakpoint. Ciao Luca!